Dolcetti alle nocciole veloci con 3 ingredienti. Carini da confezionare e regalare. Occorrono 150 g di nocciole, 150 g di zucchero e 2 albumi, un pochino di estratto di vaniglia per aromatizzare. È possibile ridurre lo zucchero a 100 g. Versare le nocciole all'interno di un contenitore del mixer con le lame e tritarle in modo non troppo fine. Montare gli albumi a neve ben ferma. Io utilizzo la planetaria, ma va benissimo anche uno sbattitore elettrico. Ci vorrà solo un po' più di tempo. Gli albumi, mi raccomando, dovranno essere a temperatura ambiente, per cui estrarli dal frigo almeno un'ora, 2 ore prima. Dopo aver montato gli albumi, incorporare lo zucchero. Lavorare il composto fino ad ottenere una meringa lucida. Unire estratto di vaniglia e granella di nocciole. Incorporare le nocciole mescolando con una spatola dal basso verso l'alto. Versare il composto in un pentolino tenendo la fiamma medio-bassa. Mescolare di continuo fino a rendere il composto scuro e compatto. Occorreranno circa 10-12 minuti. Quando il composto risulterà scuro e compatto, è il momento di formare i mucchietti all'interno di una teglia rivestita di carta forno. Completare la cottura in forno statico preriscaldato a 130-140 gradi per almeno 20-25 minuti. Ed eccoli qui, belli dorati in superficie, super croccanti. Lasciarli raffreddare su una gratella prima di spolverare con zucchero a velo e gustare uno tira l'altro. Si conservano alcuni giorni all'interno di una scatola oppure di un contenitore ermetico, ma sono carini da confezionare anche come idea regalo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Trovate la ricetta completa sul mio blog Benessere Gusto.